Ennesimo incidente sulle strade molisane, esattamente sulla strada statale 17 all'altezza del comune di Castelpetroso. Un'Opel Corsa con due persone a bordo si sarebbe ribaltata dopo una curva per cause ancora in corso di accertamento. Le due persone a bordo sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave. I carabinieri di Palata, coadiuvati dai militari di Termoli, sono intervenuti ieri a Tavenna per maltrattamenti in famiglia. Un 52enne, già noto alle forze dell'ordine, stava aggredendo fisicamente gli anziani genitori. Solo il tempestivo arrivo dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Fermato dopo essere sceso dal treno proveniente da Napoli, un 22enne originario di Caserta è stato trovato in possesso di involucri contenenti 50 grammi di cocaina, suddivisi in 107 dosi già confezionate e pronte per la vendita. Seduta consiliare a Palazzo Daimmo chiusa verso le ore 23, chiamata nel pomeriggio dopo molte ore di rinvio a votare le disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 passate a maggioranza, quindi la legge di stabilità regionale 2018, il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 e poi la modifica alla legge elettorale che dovrà portare lo sbarramento per le coalizioni dal 10 all'8%.